Ho una domanda relativa all'ambiente ai tre candidati. Allora, a Brescia abbiamo un inceneritore che serve non solo alla provincia di Brescia ma anche altre province. Ora, la percentuale di rifiuti riciclati a Brescia città è del 44% e da anni non aumenta, mentre invece in altri comuni della provincia si arriva al 75% di percentuale di rifiuti riciclati, questo grazie alla raccolta porta a porta. Allora, sempre più cittadini si pongono la domanda se l'inceneritore sia la soluzione del problema o se si debba fare qualche passo avanti. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensate riguardo a questo problema. Grazie. Allora, in Lombardia abbiamo 13 impianti di incenerimento, 13. Quindi è evidente che sono impianti che sono, non sono la soluzione del problema, sono una delle cause del problema, in particolare del fatto che non si sviluppa la raccolta differenziata perché hanno bisogno di combustibile da bruciare, e quindi a Brescia ma anche a Milano, fino a quando non è arrivata la nuova giunta che ha imposto l'avvio del porta a porta della raccolta differenziata della frazione organica, non si sarebbe mai andati da nessuna parte. Allora ci vuole una moratoria agli impianti di incenerimento, una visione ampia di un unico atto lombardo, aperto anche per esempio al fuori regione, cioè gli immediati limitrofi confini. Per esempio Verona vuol fare un impianto di incenerimento, ditegli di no, che porti il secco residuo, se che non ha altra soluzione, a Brescia, almeno avremo la saturazione dell'impianto di Brescia e forse a Brescia riuscirete a fare la raccolta differenziata. Però tutto questo non si può fare se non c'è una nuova legge sui rifiuti che punti alla riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e punti a capire quali sono le logiche che muovono A2A, che è partecipata dal comune di Brescia e da quello di Milano, ma va avanti con logiche che non sono nell'interesse del bene comune ma logiche prettamente finanziarie, perché purtroppo è gravata da 4 miliardi e mezzo di debiti. Allora, io credo che il problema degli inceneritori della raccolta differenziata dipenda anche non solo dagli interessi economici ma anche dalla cultura di un popolo. Allora, la raccolta differenziata in Italia è partita relativamente tardi rispetto ad altri paesi europei e la cultura del raccogliere l'umido non ha ancora permeato appunto la popolazione. Cerchiamo quindi di pensare che anche i packaging vanno rivisti, ci sono quantità di packaging nei prodotti alimentari che compriamo che fanno parte dell'inutile spreco perché poi vanno appunto inceneriti. Ricordiamoci che se noi vogliamo modificare questa cultura non bisogna solo dire che non vogliamo gli inceneritori, ma bisogna agire per non volerli. Quindi penso che i nostri figli debbano fare già a scuola, già dall'asilo nido e dalle elementari, uno sforzo per imparare come si fa la raccolta differenziata. Scusatemi, ma veramente io so che è molto bello dar sempre la colpa agli altri, ma iniziamo qualche volta anche a darla a noi stessi. Dopodiché la raccolta porta a porta dell'umido è partita per esempio a Milano da pochi giorni e vi garantisco che sarà molto difficile convincere i milanesi, perché il porta a porta sull'umido è una volta alla settimana e questo determina una difficoltà importante. Se noi vogliamo che sia aumentata la raccolta dell'umido dobbiamo per forza fare in modo che la raccolta sia su 2 giorni la settimana. Alessandra, stai sbagliando profondamente. Ma stai sbagliando profondamente, sia sulla cultura dell'umido sia nel caso di Milano. Scusami, ma secondo me non è così. No, ma non è una replica, è un appunto. Siccome lo conosco abbastanza bene il tema. Ambrosoli. Ambrosoli. Allora. Facciamo così, giusto per non ripeterci. La Regione Lombardia ha modo di instaurare una politica premiale per i comuni che producono meno rifiuti. Per i comuni che producono rifiuti in maniera tale da poter consentire il minor ricorso possibile agli inceneritori, e così fa una politica ambientalista. Direi che potrei giocarmi il tempo
disponibile, ma visto che non ho la possibilità di utilizzare l'altro eccedente rispetto a questo banale concetto che ho espresso, parliamo un attimo di A2A e di AEM, lo dico da cittadino milanese. Sono società che hanno garantito per anni un ruolo sociale fondamentale per le comunità nelle quali, dalle quali sono nate queste realtà. Lo hanno perso per come sono state gestite. E quando noi parliamo di merito, per dire che il merito non deve premiare chi è di CL e chi il non merito, non deve premiare chi non è di CL, chi non è della compagnia delle opere, beh, il merito deve premiare chi è capace di gestire un'azienda. Non mi interessa di che colore sia la sua tessera di partito, non mi interessa sapere se ha una fede, non mi interessa niente, deve fare gli interessi della società, della realtà sociale nella quale quella società opera, tanto più quando sono delle realtà pubbliche. Troppo spesso la responsabilità politica si è tradotta nel piazzare Tizio, Caio e Sempronio senza minimamente guardare se erano capaci di gestire un'azienda. Oggi ne stiamo pagando i conti con le somme enormi che Andrea ha ricordato prima.